Oh, ragazzi, bentornati. Ci si ritrova qui perché abbiamo qualcuno da inseguire. Lo vedete lì? Guardatelo, guardatelo lì. Quanto è bello pacioso. E le frecce non posso andare addosso, a quanto pare. Ma ora partiamo subito all'inseguimento. Tanto. Hai avuto fortuna in battaglia, Spartano, ma oggi dille addio. Sì. Suppongo che avremo uno scontro completamente diverso contro di lui. Cosa ti fa pensare di potermi raggiungere? Vai. Sì. Comparso perché ho ucciso quello che lo portava, ragazzi. Colpa mia. Divertente, eh? Guardatelo lui, se la spassa. Quasi, Spartano, ma devi fare di meglio. Pigro mortale! Mamma mia, che astio! Non ti ho fatto niente, è morto! L'oscurità è scesa su di noi! No! Strillate. Non male, Kratos. Ci eri vicino. Aiutaci, cosa faremo? No. No! Poveri loro compagni. Ok. C'è ancora un cane, eh? Perfetto. E ora torniamo su, ragazzi. Sei lento di gambe e di testa. Ancora questa storia. Di qua devo saltare. Ok, semplicemente non mi aveva fatto. Ma
ha caricato il tutto. Mi diverti, Spartano. Giochiamo ancora un po'. Mamma mia, quando te piglierò, fratello. Oh, Atena. Stammi dietro, Kratos. Arriverà. Oh mio Dio, mi sto facendo tirare. Kratos però è una certa. Puoi pure... No. Già ce l'ho tutta. Vai. Eccoti. Non sarò superato da un mortale. Ma io non ti voglio superare. Ah, ok. Attenzione. Non mi prenderai. Essere veloce, però io sono ancora attacco ad area, ragazzo, praticamente, cioè vai. Niente colpi. D'accordo che sono sleale, ma la lealtà non è qualcosa che voi divinità tendete a conoscere, mi pare, no? Certo che sono scontro tutto questo, ragazzi, vedo l'ora che cambi qualcosa, perché davvero bruttino così. Pensavo che gli Spartani combattessero con onore. Invece tu stai cercando di uccidermi ora che non ho modo di difendermi. È sleale. Ma tu hai il tuo codice d'onore, vero Kratos? Che e cosa ti ha portato fare quell'onore? Soltanto gli incubi dei tuoi misfatti. Oggi potrai anche sconfiggermi, ma alla fine, Kratos, alla fine tradirai solo te stesso. Quelle scarpette mi piacciono. Mamma mia. Lasciami in pace! Guardate la camminata. Divinità peggiore come scontro, senza dubbio, è stato bello l'inseguimento. Poca roba, sandali sottratti al messaggero degli dèi forniscono il dono dell'agilità. Sandali di Hermes.
Ora indossi i sandali di Ares. Sfrutta il tuo vantaggio con velocità. Ok. Fica. Poco, forse poco utile. Usa i sandali di R. Oh, posso correre sui muri. Fico questo. Quindi i sandali di Hermes mi danno modo. Interessante. Attenzione. L'ho vista. Vai. Perfetto, un'altra. Finisce. Così. Siamo
cose strane. No. Vai, apriamo. Bene così, potenza di oggetti, dai. Prossima. Solo la magia resta. Bene così. La fiamma dell'Olimpo. Che spettacolo, le ambientazioni, ragazzi. Hanno proprio fatto un balzo in avanti incredibile con questo capitolo, eh. Non che mi lamenti dei primi due, ma questo è proprio su un altro regime. Meglio, meglio per noi. Oh, siamo sopra, ok. E ora c'era un genio. Poi vediamo un po'. Catena, andare alla porta, vediamo sto vicolino. Ah, è la storia che va di qua, quindi mi sa. Oddio, le più brutte. Arrivo con calma prima, provo a aprire qua la porta. Quasi sempre sbagliato, ma ti pare? Questa porta è bloccata, Era facilissimo, dovevo solo vederla prima. Ciao. Salve signora. Cascina delle sirene, uccidendo una sirena in questo modo ottenere sempre sfere di magia, va bene. Ok. Le sirene. Devo dire che sto provando meno astio per i mostri, non c'è nessuno finora davvero odioso. La buona vecchia inquadratura. Lo sanno che questa inquadratura tende in gran bene, no? Quindi hanno deciso di ottimizzare, ragazzi. Di usarla, fanno più che bene. Vai, la porta. Sono i tasti. Sembra un enigma, ragazzi. Non che il primo, forse, tra l'altro. Con i soldi. Triangolo, quadrato, cerchio. Curioso.
Apriamo qua. Apriamo. E cerchiamo di capire se già possiamo. Quando la spada è allineata, le note seguiranno e le muse ti mostreranno la via. Ok, quindi questo è un rhythm game, davvero? Ok, però devo allineare. Come allineo? Salendo, probabilmente. Dobbiamo andare di qua, nel caso. Eccolo come allineo. Ma ne sposto uno per volta? Ok, corretto. Mi hai chiamato piccolino? Scusate, c'è una gatta che richiede attenzione. Dietro di me. Dimostriamo al mondo che siamo multitasking, accarezzandola e girando spade. Vai! Questo sta già bene. L'ultimo pezzo. Ok, ora è allineata. Le muse sono pronte a mostrarmi la via. Sì, sì, è evidente. Sapevo che c'era qualcosa. Anche di là ci sarà sicuramente. Oh, dai, che pure la magia l'abbiamo pimpata. Alright. Mi sembra stia andando male per niente, ragazzi. Andiamo di là. E poi si va a quello che secondo me sarà un rhythm game. Ma chissà, magari mi sbaglio. Apriamo. Vai. Bene così. Quando la spada linea, la notte seguiranno, se dimostreranno la via. Appunto, devo andare qui su. Ma che è davvero, ragazzi? No! Ah, sbagli! No! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, finalmente! E il carion lo abbiamo fatto. Non è fatto. Bene. Bizzarra prova. Vuol dire che però questa è la sessione forse che meno mi sta entusiasmando, eh. Non ho avuto mai questa frequenza, no? Oh, ciao ragazzi. Sì, lo so.
cazzo così. Ma ragazzo, mi verrà interessante meno che piaceremo le cani. Penso che intendete voi, sto andando verso il salvataggio ovviamente, no, non stavo si sale. No, c'è un salvataggio pure qua. Tempo di aprire. Bell'occhio della Gorgone. Taran, taran, taran. Sto per fare uno scontro con qualcosa, quindi uno e due. Sì. Bravo. Bravo. Ecco il nostro eroe. Oh. Applaudiamo uno dei figli bastardi di Zeus. Mezzo ubriaca era. Giusto in tempo per l'ultimo atto. Era. Ti trovo male, caro mio. Vuoi sempre uccidere mio marito, immagino. Come sai, voglio solo vendetta. Non posso biasimarti.
Da quando uccidesti mio figlio, Ares, la paura lo consuma. Non avrà più paura una volta morto. Brindo all'evento. Era, cerco la piccola Pandora. Pandora? Quella povera creatura generata da mio figlio Efesto? Beh, non possiamo permettertelo, mio. Distruggilo. Chi è che mi deve distruggere? Era c'è un campione. Non è che è ciocchetto di legno che... Ercole, salute. Ragazzi. Non è affar tuo, Ercole. Non è così. È sempre stato il preferito di Zeus. L'aria dell'Olimpo offusca i tuoi pensieri, fratello. Zeus non ha preferiti. Sicuro, fratello? Mentre io ripulivo le stalle di Augia, lui scelse te per distruggere Ares. Hai ancora dubbi? Ascolta questa. Mentre ti incoronavano dio della guerra, a me toccò cercare una mela. Le chiamavano fatiche. Certo, mandò me a uccidere il leone di Nemea, ma fu il tuo nome ad essere sulla bocca di tutti. Un feroce guerriero, un assassino divenuto eroe, un uomo divenuto dio. Questa volta, fratello, questa volta io annienterò te. Considerala la mia 13ª e ultima fatica. Presto io sarò il dio della guerra e rivendicherò il trono solo per me. Aspiri ad essere un olimpico, ma il loro regno sta per finire, ecco. Questo è tutto da fare. Peccato, qui hanno equalizzato male i volumi. A differenza del resto, che stava andando così bene. Povero Ercole. Gra-
Attenzione! Per la gloria di Zeus! Sono qua, eh! Eccoluccio, mannaggia quanti schiaffi, eh! Attenzione! Ma che scherzi! Ercolino, non si fa! Vedi che non si fa! Che così? Non so come schivare così! Aspetta, stavo sbagliando! Allora, io vorrei cambiare, però... povero lui, non riesce più a salire! Devi armire freccia. Ah no. Prova tutte prese. Oh, attenzione. Del quick time, che scena. No. Corsa. Giù, eccoli. Mi fate i cavoli tu, eccoli. Così morì Ercole. I famosi guanti donati a Ercole quando uccise il leone di Nemea. Rivalità fratella. Questi forse contro quelli con lo scudo
la differenza. Ragazzi, intuisco che stiamo per finire la puntata. 8000. 8000, sapete che vuol dire, no? Lame del caos al prossimo livello. Penultimo. Oh, ciclone del caos. L1 più premi ripetuto dentro il controllato. Rabbia del Tartar L1. Ok, sono tutte con L1. E per il prossimo sono 10.000. Ora io sono tentato di portare queste a massimo e poi potenziare presto, ragazzi. Comunque. No, fammi provare. Che bello del caos. Mia, ragazzi, come si fanno a preferire altre armi? Ecco, percuoti il terreno con il cestus per generare. Come? Kratos, ora possiedi il cestus di Nemea. Sfrutta la tua forza per far tremare la terra stessa. Ok, ora posso rompere questi, ragazzi, finalmente. Bene, ragazzi. Bene, bene, bene. Povero Ercole, che brutta finaccia, ragazzi. Oh, questi sicuramente eonici, quindi possiamo sfondare. Bene così. Primo salvataggio, ci si saluta, ragazzi. Ciao, frate. C'era qui giù. Spallaccio di Ercole, un prezzo d'avere di Ercole, completo il gioco per utilizzare questo oggetto. Carina sta roba che hanno messo, comunque, degli oggetti in giro. C'erano anche cose del genere, mi pare, però non so poi se tutta sta roba ha una reale utilità, penso di sì. Bene. Uno, perfetto. E due. La sala di Poseidone, ecco il salvataggio. Ecco la buona Pandora, non la mia gatta. Posto così? No, questa breve torna in vita. Ok, ragazzi, che dire, puntata che sul finale con lo scontro con Ercole poi ha recuperato tutto quello che doveva recuperare. E bizzarra la cosa di metterti un minigioco rhythm game, non che l'abbia apprezzata troppo, però va bene. E nulla, ora siamo pieni di armi, io porterò, penso, prima le lame, che alla fine sono le principali al massimo, e poi cominceremo a potenziare i restanti gradualmente un po' tutto. E nulla, e come sempre fatemi sapere che ve ne è parso, fatemi sapere se questo God of War 3 vi sta galvanizzando come lo sta facendo con me, e ci si rivede la prossima volta. Come sempre, se volete aiutare il canale a crescere, vi invito a condividere, iscrivervi, premere la campanella, e nulla, alla prossima, ragazzi, e grazie come sempre per il vostro tempo. Ciao belli!